Ho scritto questo testo come canto del cigno e come regalo per voi, perché ormai ho già visto passare lo striscione dell'ultimo chilometro, e quindi ve lo regalo come memoria di tanti anni di lavoro, di riflessione e come stimolo a partire, come dico lì, dal discorso di Papa Francesco nel 60esimo dell'Ufficio Catechistico Nazionale, che, come sottolinea quel testo, nasce prima della CEI. Questo è interessante, abbiamo una primizia da custodire. Il primo punto di quel testo è intitolato Catechese Kerima e contiene quattro elementi che intendo riprendere un po', organizzare nella mia relazione. Primo elemento, che la catechesi, come dice il termine greco, che è trasposto in italiano, è l'eco dalla parola di Dio, presente nel libro che narra la storia di Dio con il suo popolo. Secondo, dice Papa Francesco, il Kerima è il cuore del mistero e consiste nell'incontro con la persona di Gesù Cristo. Terzo, l'elemento tipico suo, potremmo dire che il colore del suo messaggio, l'annuncio, il Kerima, possiede le caratteristiche di un messaggio di grazia, di gioia e di pienezza di vita. Se quando parlate vedete che i volti si spengono già prima, vuol dire che non state annunciando il Signore, ma qualcos'altro. Anche se si fa happening o se si fanno altre cose. Quarto, l'annuncio va fatto con un linguaggio, è un'altra caratteristica del Papa, che lui chiama il dialetto, e io interpreto in modo tale che parli al cuore delle persone, il cuore in senso biblico, cioè che susciti, che sia appello per la libertà. Allora vorrei proporre una riflessione che intrecci un po' questi aspetti, cercando di ordinarli un poco, il rapporto tra la storia della salvezza, il suo centro che è Gesù Cristo, e la sua forma linguistica che è il racconto, in cui va collocato il rapporto tra Kerima e catechese. L'intervento di Papa Francesco, chiedo scusa se entro con un po' di bisturi critico, appare la giusta preoccupazione, l'abbiamo sentito tante volte ripetere, di non ridurre l'annuncio del Vangelo a formula dottrinale o a precetto morale. Quando passo nelle nostre aule di catechismo guardo sempre i cartelloni che ci sono in giro. Sono molto interessanti per vedere. Perché il sedimentato di ciò che diciamo, probabilmente, o almeno ciò che capisce il bambino, il ragazzo, l'adolescente. E quindi questa preoccupazione del Papa è interessante, perché certamente viene dalla sua sensibilità della teologia dell'America Latina, però io aggiungo, per assicurare questo risultato di non ridurre la catechesi a dottrina morale, è necessario non solo mettere in guardia da questa riduzione, ma ricostruire il legame positivo tra Kerima e catechesi, che ha la forma del racconto del Vangelo di Gesù e che è Gesù. Controprova probabilmente sta uno dei testi più antichi che ci ha dato un po' di pensieri negli ultimi decenni, il Vangelo di Tommaso, questo testo probabilmente molto antico, qualcuno l'ha data addirittura sul finire del primo secolo, se no a metà del secondo o al massimo dopo il Diatessaron di Taziano, contiene 114 detti, di cui l'80% sono già presenti nei sinottici. Come mai questo testo, che è simile agli altri Vangeli, non è stato recepito come un testo che nutrisse la fede? Perché voi sapete che il canone dei testi biblici si è configurato non a tavolino, ma semplicemente trascrivendo quei testi per l'uso liturgico, per leggerlo nella comunità ecclesiale. Come mai questo non è entrato? Nessuno nell'antichità dà una risposta a questo, viene per nulla citato, ma probabilmente la risposta è che non contiene il racconto. Sono solo detti, è solo dottrina. Sono solo logia di Gesù. Cosa fa il racconto come il legame tra Kerima e catechesi? Il Kerima dice il carattere di grazia, di sorpresa, di prossimità, di novità del Vangelo. È quello che noi siamo abituati a chiamare l'annuncio buono e bello.
La catechesi è l'eco di questo annuncio nello spazio sconfinato della vita. Per questo non termina una certa età, perché la vita continua. È la risposta della conversione della fede. Nel primo annuncio di Marco, un testo che commento sotto, si dice convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è vicino, no? Convertitevi e credete al Vangelo. Vedete che al Kerima appartiene già la prima risposta della fede. Non è il puro annuncio. Però cosa vuol dire la risposta della fede? Vuol dire l'affascinante cammino della sequela e della missione, la costruzione della mentalità cristiana, la trasformazione del mondo e il rinnovamento della storia, quello che negli ultimi anni abbiamo chiamato la vita buona del Vangelo. Quindi annuncio buono deve suscitare vita buona. Questo è l'intero dell'annuncio. E deve metterlo dentro come un seme promettente in tutti gli spazi della vita. Allora capite perché Kerima e catechesi sono circolari, si appartengono profondamente. Le due deviazioni più facili sono ridurre l'annuncio cristiano a ideologia e la pratica della vita a moralismo, la norma, dottrina e norma. Attenzione, non sono sbagliate in sé dottrina e norma, ma la riduzione solo a questo. Ma non bisogna, ecco, ricordate questa frase, buttar via con l'acqua sporca del dottrinalismo e del moralismo, le nostre prediche sono ancora strapiene di questa cosa, anche la sorgente fresca dell'annuncio di gioia che è fonte della vita buona. Ecco, questo era solo quello che si chiama l'explicatio terminorum, il mettere un po' in ordine le cose, se no il Kerima è Gesù, l'incontro con Gesù. Infatti il rapporto tra Kerima e catechesi è intessuto nel racconto. Cosa fa il racconto? Custodisce sia l'ancoraggio alla vicenda singolare di Gesù. Se tu andrai a casa, questi tre giorni li racconti. Se fossero stati tre giorni d'acqua, nel senso che pioveva, sareste riusciti a fare un racconto che nascondeva persino l'acqua. Sì, pioveva un po', però noi... Che il racconto cerca di trovare il filo buono della vita che altrimenti è frammentaria, custodisce il carattere singolare della vita. Custodisce anche il fatto che questa storia si esprime in un annuncio di gioia e di vita e nell'invito alla conversione alla fede. Quindi nel Kerima originario è già contenuto l'invito alla conversione e alla fede. Appunto lì ci sono sia in Marco 1, quello che ho citato un momento fa, e poi in Atti 2. Alla fine, bello, alla fine del primo discorso di Pietro, qual è la reazione della gente? Che cosa dobbiamo fare? Ricordate questo testo. In fondo c'è la scheda che fa i cinque punti di questo grande discorso. Mentre la catechesi, anche la catechesi più elaborata, pensate al discorso della montagna, si apre con il sontuoso portale delle beatitudini bibliche, che sono la forma ritenuta da sempre, la forma squillante del Kerima. E anche per sé, quando Gesù nel discorso della montagna rilegge i comandamenti, avete sentito che fu detto, ma io vi dico, cosa sono quelle lì? Sono norme morali, alla faccia. E se porgi l'altra guancia, quel tale là diceva che dopo la seconda non c'è più un'altra da porgere. Oppure è una specie di interazione tra l'annuncio cristiano e la forma appunto del non cedere alla vendetta, che non si capisce se non dentro l'annuncio cristiano quella forma lì del porgere l'altra guancia. Si chiama paradigma, non sono norme quelle lì. Se le prendete per norme, tutti noi che siamo qui, compresi i vescovi e forse anche tutta Roma, non è dentro le riletture dei comandamenti che fa il discorso della montagna. Eppure
in questi 2000 anni molti hanno porto l'altra guancia, sciogliendo l'aggressività del mondo attuale. Guardate quanto ce n'è bisogno di questi tempi. Ecco, la conclusione di questa breve introduzione è quella di dire radicalmente che cherim e catechesi sono circolari, si appartengono profondamente. Quindi adesso c'è una sorta di cherigmaticismo, e la catechesi è rimasta sotto i ferri, è rimasta. Perché per definizione la catechesi ha un carattere durevole, disteso nel tempo, perché deve entrare in tutti gli spazi della vita. Esige tempo. Quella degli adulti non si ha più notizia. Non so se risulta da qualche parte. Da 0 a 6 anni cominciano a calare l'accesso agli stessi battesimi. Io cercherò di far mettere a tema questa cosa l'anno prossimo al mio clero, perché abbiamo indici che cominciano a essere preoccupanti. Attenzione, perché in Germania, che hanno già fatto questa cosa, perché sono duri e puri, e quindi hanno detto: se i genitori non vengono a messa tutti e due la domenica, noi non diamo il battesimo al bambino, e quindi già un 20% è uscito di scena, e hanno inventato una festa parallela della nascita. Tanto un wedding planner lo trovate sempre a disposizione perché vi organizzi la cosa. Ve lo dico proprio fin dall'inizio: l'accesso ai sacramenti, le condizioni di accesso ai sacramenti si costruiscono facendo accedere i sacramenti, non ponendoli come forche caudine prima sotto le quali tu devi entrare per poter accedere ai sacramenti. Questo possiamo, se vogliamo, discuterlo subito e metterci d'accordo. Però devi costruirle queste condizioni, nella relazione, nel tratto, in ciò che chiedi, nella vicinanza, nella prossimità. Se uno non è un paese troppo grande, che sapere quando i bambini sono in arrivo, si può visitare la famiglia. Dico solo questa cosa perché è una cosa degli ultimi giorni che mi hanno segnalato i miei preti. Ecco, la mia relazione vuole intrecciare questo rapporto tra cherim e catechesi anzitutto nel racconto evangelico e nella predicazione apostolica. Questa parte l'ho scritta, faccio tre esempi importanti. Uno, Marco, appunto l'annuncio del Vangelo di Marco, il più fresco e più sintetico. L'altro, un bel cherim di Paolo in Romani 10. E il terzo, l'episodio dei discepoli di Emmaus, letto in forma un po' strana. Se avanzerò un po' di tempo alla fine, no? Magari ve lo dico sinteticamente, perché vi devo dare una bella notizia: i discepoli a Emmaus non erano due ma tre. Un'ultima scoperta. E li trovate perché nel testo e nella creare un po' di suspense, per esempio anche alla catechesi fa bene, non servigli tutto pronto, eccetera, va bene. Quindi io passerei alla seconda parte, che si trova alla pagina 6, che riprende di fatto il filo, perché questo testo, l'ho detto, l'ho scritto come canto nel cigno, e nella prima parte mostro in corpo rivivo, nel corpo vivo, come c'è questo intreccio fondamentale di cherim e catechesi. Allora, nella seconda parte faccio un capitello introduttivo e poi concentro la mia attenzione su un punto, perché essendo qui tutti voi con la valigia già sulla macchina e con l'animus eundi, capito? Cioè con la voglia di partire, tradotto in italiano, è chiaro che dobbiamo suscitare la vostra attenzione e la vostra voglia di rimanere ancora per cogliere non l'attimo fuggente, ma forse la cosa che conta. La conclusione del nostro percorso, che prego di leggere a casa, mezza pagina ogni sera concilia il sonno, attraverso il documento biblico è semplice, ma la possiamo raccogliere anche attraverso tutta la vostra esperienza. A livello del Nuovo Testamento, cherim e catechesi sono distinguibili, ma sono inseparabili.
la forma unitaria unificante e il racconto. Sia la singola narrazione esemplare, pensate, con tutta la paccottiglia di testi che abbiamo in giro, non c'è uno che si è messo a scrivere storie di Vangelo. Adesso vi faccio il lungo elenco di personaggi, sarebbe un testo sorprendente, anzi forse qualcuno di voi che ha il dono di scriverlo con un linguaggio fresco, croccante, capito? Potrebbe farlo. Ho visto stamattina davanti schierati anche tutti i preti, su, qualcuno. Sia la singola narrazione esemplare, sia il macro racconto del Vangelo è concepito come un congegno, un ordito, proprio una trama per cercare e incontrare Gesù. Di solito noi diciamo solo incontrare Gesù, ma il Vangelo è più fine. C'è dentro che si incontra Gesù cercandolo e si cerca incontrandolo. Le strade di accesso sono diverse. Non arrivano tutte da Gesù con la mamma che porta il bambino, che gli dice me lo tenga, che io vado al lavoro. Anzi, mi fa anche la mezz'oretta prima. Ma no, arrivano tutti da strade diverse, che a disegnarli proprio esplicitamente ci voleva proprio un'intenzione, se voi ci pensate. Ma tutte portano all'incontro singolare con Gesù. Il racconto custodisce dunque sia la strada per cercare, sia il cammino per incontrare, con le sue certezze, i suoi erramenti, i suoi tempi e i suoi esiti. Se noi avessimo scritto i racconti di Vangelo, avremmo azzerato tutti i dubbi, gli ondeggiamenti, gli erramenti dei personaggi. Vi cito il Beato Tommaso. Forse pochi si ricordano che il Beato Tommaso, prima di comparire il capitolo 20, dubbioso, Didimo, gemello ambivalente, compare al capitolo 11 in termini spacconi, spavaldi. Dice andiamo a Gerusalemme a morire con lui. Non dice vado, tira dietro anche gli altri, capogruppo. Gesù è il capitolo su Lazzaro, Gesù si trattiene due giorni, aspetta il terzo giorno per andare a Gerusalemme, ricordate, questa cosa molto bella. E a un certo punto Gesù dice andiamo, e lui dice andiamo a Gerusalemme a morire con lui. La seconda volta che appare, il capitolo 14, è Tommaso che è l'occasione della dichiarazione più alta di tutto il Nuovo Testamento a proposito dell'identità di Gesù. Dice vado a prepararvi un posto, la via, eccetera. E Tommaso disse, Signore, del posto dove tu vai noi non conosciamo la via. Povera Stella, ha già perso la strada. Vedete che la parabola di Tommaso parte alta, poi scende, e Gesù dice, io sono la via che conduce alla verità, che dà la vita. E poi appare il capitolo 20 e dice... Otto giorni dopo, Gesù apparve ai discepoli e Tommaso non era con loro. Tutti dicono, sono stato fuori a fare la spesa. No, no, l'essere con indica che Tommaso se n'era andato, si era dissociato, era un pentito rispetto all'annuncio che precede. E lui dovrà fare la strada a ritroso per ritrovare quella cosa. Ecco, vedete che in tutti i personaggi del Nuovo Testamento, se stiamo al testo, dai miei alunni dicevo sempre, non c'è nessun messaggio senza parlare attraverso il linguaggio. Anche per capire la moglie, la cosa più importante non è ascoltare ciò che dice, ma come te lo dice. Potete sorridere, eh? No, perché vi vedo lì un po' ingessati. Capite? Se tu non senti in bocca il linguaggio che parla il testo, perdi l'80%. Pensate ai salmi. Sono dentro gli odori, i colori, i sapori di questo elemento sorprendente di tutta la letteratura mondiale. C'è questa raccolta di 150 salmi. Non esiste nessun testo antico e moderno. Noi non abbiamo più questo ancoraggio al linguaggio per entrare. Noi pensiamo che il linguaggio sia l'etichetta sulla cosa. No, il linguaggio è la chiave che entra nel mistero delle cose.
Quindi tutti questi racconti costruiscono sia la trama, la traccia per incontrare Gesù, capite come sarebbero interessanti, no? Anche quello di stamattina, bellissimo. C'è anche lì perdere, cercare, ritrovare, prima nei fatti e poi addirittura mimato nelle parole, quando Maria dice al figlio, no? Angosciati ti cercavamo. Sembra di vedere tutte le madri che davanti al figlio dodicenne, tredicenne, quattordicenne, quindicenne, perché per loro il compimento del dodicesimo anno era come le nostre adolescenti, ti scompare come il mio piccolo e te lo trovi davanti, se è lui un Marcantonio, se è lei la Belen di turno. Questa angoscia che crea il figlio a sottrarsi alla figura che è protesi di se stessi e diventa il figlio che deve incamminarsi per l'età adulta. Nessun racconto del Vangelo, come nessun racconto della vita, è lineare. Tutti sono sorprendenti, ti prendono come da sopra. Sorprendenti, ti prendono come da sopra. Kerima, faccio queste due piccole ribattute, Kerima e catechesi sono anzitutto distinguibili, è l'unico punto un po' teorico che faccio, nella narrazione evangelica e nella testimonianza apostolica. Queste affermazioni avrebbero avuto più densità se avessimo fatto la prima parte, ma la recupererete. Il Nuovo Testamento è caratterizzato da un diverso dosaggio di Kerima e catechesi nel racconto evangelico e nella testimonianza apostolica, ma non sono mai disgiunte tra loro, perché da un lato il racconto custodisce l'ancoraggio alla singolarità storica di Gesù, del nostro incontro con Lui, mentre dall'altro la formulazione kerigmatica apre quella singolarità ad essere accessibile all'universalità degli uomini, giudei e greci. Per questo Paolo era così accanito nel difendere il suo Vangelo, perché era la fonte della sua missione universale e delle condizioni umane, uomo e donna, padroni e servi, schiavi e liberi, no? Ricordate questo. Per questo il Vangelo come racconto, sia nelle singole unità, sia nel macro racconto, intreccia Kerima e catechesi, annuncio della buona notizia e accesso degli uomini e delle donne alla verità di Dio e alla vita buona del Vangelo. Però Kerima e catechesi, altra osservazione, alla pagina seguente, sono inseparabili nella narrazione evangelica. L'uno, il Kerima, indica il roveto ardente dell'annuncio. L'altro, la catechesi, indica l'eco nella vita propria e altrui, del colore, del calore, dell'incontro con Gesù, che si diffonde in tutti gli spazi della società del mondo. Il fuoco ardente che non riscalda gli spazi dell'esistenza non serve a nulla. Sembra l'immagine di alcune prediche perfette che però nessuno le ascolta. È un fuoco ardente, ma non entra negli spazi della vita. Il terreno che non si lascia fecondare dal seme resta steppa arida e diventa torre di Babele. Il terreno ha bisogno di essere fecondato, irrorato, zappato, arato, lavorato, sarchiato. È un bel testo del mio Cardinal Martini sul rapporto tra seme e terreno. Che si coappartengono, perché il seme senza terreno diventa secco e il terreno senza seme diventa steppa arida e torre di Babele. Allora possiamo parlare di catechesi kerigmatica se si pone l'accento sull'incontro con Gesù e i suoi racconti e sui racconti che lo rappresentano nelle figure tipiche dell'esistenza umana. Eccolo qui. I genitori, il Vangelo di oggi, il lebbroso, il paralitico, la donna emorroissa, la vedova, Ceconato, Zaccheo. Fate un elenco di queste. Sarebbe un bel ventaglio di tutte le forme diverse. Tutto sommato ci sono dentro tutte, come potremmo dire, le soglie di accesso alla fede diversificate. Si può e si deve parlare di una catechesi parenetica,
di carattere cioè liturgico, spirituale, ecclesiale, morale, sociale, missionario, se si irradia il senso dell'incontro con Gesù nei diversi ambiti dell'esistenza. Faccio vedere una ricaduta pratica di questa cosa. Se tu stai programmando il tuo anno di catechesi, prova a osservare come sono dosate questi due elementi. Se sono dentro incontri o momenti dove è più accentuato l'aspetto carismatico, momenti in cui invece questo aspetto si traduce dentro gli spazi della vita, pensate, liturgico. Questa cosa mi sorprende sempre come la Chiesa, la parrocchia vuol dire, oppure la diocesi, che genera figli nuovi, questi siano un fastidio. Facciamo la prima comunione al 1° maggio, così la gente è già in giro e possiamo... Dopo qualcuno gli dava anche una mano di rosso, siccome è il 1° maggio. Non è possibile che il momento in cui la Chiesa genera figli essi siano messi in latte, oppure facciamolo al pomeriggio. Io voglio essere un po' provocatorio, dopo capisco che c'è il problema della grandezza della Chiesa, tutte queste belle cose. Però è strano come spesso il momento liturgico dice non facciamo venire i ragazzi alla messa una volta all'inizio dell'anno e poi il giorno del sacramento. Va bene. Dopo ci vuole un po' di saggezza pastorale su queste cose, mettersi insieme, no? Però perché alla fine come fa l'incontro con il Signore ad entrare negli spazi della vita se gli spazi della vita non lo vedono? Poi spirituale, ecclesiale, morale, sociale, missionario. E qui spiego brevemente queste due forme, per cui vi prego solo di una cosa, non usiamo le etichette sfoderandole come la clava, catechesi parenetica, catechesi cherigmatica, ma cerchiamo di dirne sempre il contenuto, che alla fine è semplice, Uno accentua di più l'incontro con Gesù, uno accentua il fatto che questo incontro con Gesù deve penetrare nella vita e la vita continua, cammina, è in piedi. Un conto è un ragazzo di seconda elementare, di quarta, di quinta, di prima media, un conto è un preadolescente, un adolescente, adesso vedremo queste cose. Ecco, sono riuscito a farvi sentire almeno questo intreccio di chierime e catechesi. Adesso proviamo a metterlo alla prova e qui vedete che dovremmo proporre ora un approfondimento sul diverso intreccio tra chierime e catechesi nel primo annuncio, nella catechesi di iniziazione cristiana per bambini, ragazzi e giovani e nella catechesi degli adulti. Questo se uno vuole fare lo sguardo più ampio, ci sono queste... diciamo così, tre grosse capitoli, usiamo questa espressione. No? Primo annuncio, che è un po' il portato di questi ultimi 20 anni, la catechesi di iniziazione, ci può essere anche una catechesi di iniziazione per gli adulti, ma allora va insieme con la catechesi degli adulti, e poi la catechesi invece di iniziazione dei ragazzi giovani, adolescenti e giovani, dei bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, capirete dopo perché metto insieme tutte queste cose, e la catechesi degli adulti. Lasciatemi dire una parola sulla catechesi degli adulti. Negli anni 70-80 era un must, bisognava fare la catechesi per gli adulti, ci sono tante belle cose, tra l'altro il catechismo della CEI per gli adulti è uno di quelli che ha avuto abbastanza successo. Solo che non ci si è accorti che quando si fa la catechesi degli adulti, l'adulto non è un foglio bianco su cui puoi scrivere tutto. C'ha già scritto tante cose, anche sotto il profilo religioso, soprattutto con i mezzi di comunicazione. Pensate oggi, se uno è dentro in un gruppo di WhatsApp, cosa gli scaricano in un giorno anche sulle nostre cose, spesso tutte cose trash. Dal prete che l'altro giorno, mentre ringraziava i fedeli, no? Che avevano dato un bel contributo per l'alluvione in Romagna, poi aggiunge, vi devo dare una notizia, ho svuotato le acquasantiere perché gli interisti possano versare le loro lacrime. Va bene. Però... sì, così. E lo diceva con tante tale serietà, naturalmente voluta, che dice ma questo tipo di comunicazione quando io propongo la catechesi agli adulti che effetto fa?
non deve prima intercettare, elaborare quella sintesi fai da te, da bricolage che lui ha fatto di una qualche elemento della fede e metterlo. Ecco, io credo che la parte del suo attuale insuccesso è dovuta al fatto che la catechesi degli adulti è semplicemente il trasferimento del paradigma dei ragazzi a quello dei grandi. Venite che vi faccio la conferenza. Quando diventa, diventa il corso, ma di corsi si muore, perché ne ho fatti io tanti nella vita. Ecco, allora vi propongo in questa seconda metà della mia conferenza di andare alla pagina 10 dove facciamo il nostro, perché volevo che portaste a casa almeno, mi sono inteso anche con i maggiori di questa assemblea, no? E portate a casa qualcosa, non di nuovo, perché sapete quando, ma un'idea, una problematizzazione, un punto di domanda sulla catechesi di iniziazione dei ragazzi. Però vedete in che senso, che attraversa tutta la prima fase della vita, la prima età della vita, che voi sapete si è scomposta in tante sottoetà. Allora qui seguiamo abbastanza. L'intreccio tra cherem e catechesi è anche oggi un momento cruciale nella catechesi dell'iniziazione cristiana. Ora è noto che l'introduzione alla fede risulta oggi particolarmente problematica per l'indebolimento della presenza della famiglia e della comunità cristiana, sullo sfondo dello sfilacciamento della scuola e della società. Tanto che si parla di fine del catecumenato sociale. E questo, perché noi poi eccelliamo in diagnosi, e questa è la grande diagnosi che ci ripetiamo come un rito della lamentazione da 10 anni. A buon conto il libro delle lamentazioni è il più breve della Bibbia. Nel senso che sembra essersi liquefatta la naturale introduzione alla fede che avveniva in famiglia in stretto contatto con la comunità. Attenzione che non è mai avvenuta solo in famiglia. Neanche in quel tempo, in quell'età dell'oro che noi abbiamo un po' mitizzato. Tale esito viene ritenuto il sintomo più importante della fine del regime di cristianità. Anche questa è una cosa che io contesto molto, perché non avviene mai così che finisca un modello e inizi un altro ex abrupto. Perché la parrocchia, la famiglia, tutte le realtà che hanno un carattere sociale e leggermente istituito, non finisce una e inizia l'altra, ma si trasformano. Vedete che detto così tutti si trasformano gradualmente. Eppure questa diagnosi, ecco questo è il mio punto critico, questa diagnosi interpreta correttamente, perché qualcosa si è terminato, in modo parziale il mutamento in atto, però lo interpreta in modo parziale, perché la terapia proposta, tenetevi forte, addossa in modo precipitoso al ragazzo prima e all'adolescente giovane poi tutto il peso della sua iniziazione alla fede. Se l'iniziazione alla fede è tutta sulle spalle del ragazzo e dell'adolescente giovane, le scene che stiamo vedendo in questi giorni, vedete che fanno i riti di iniziazione, ma senza più nessun confronto, sono decontestualizzati. Il dispositivo messo in campo è quello della maggiorazione della dimensione pedagogica, facendo leva sulla formazione ai sacramenti e sulla consapevolezza per accedervi. Voi sapete che durante l'anno catechista il momento critico è: ma questo qui si è presentato solo 2 volte, cosa facciamo? Poi incontri la madre, la vedi che il figlio è migliore della madre o del padre. Dice, perché quelle 2 volte che è venuto sono riuscito ad agganciarlo. In buona sostanza, qui esprimo una tesi, si propende più per l'iniziazione ai sacramenti, sottolineatura pedagogica, che per un'iniziazione attraverso i sacramenti, sottolineatura liturgica. Ci sono esperienze molto belle di questo secondo filone. Per esempio,
percorsi di iniziazione all'Eucaristia attraverso la celebrazione del rito eucaristico scansionato in parte, eccetera, eccetera. Io ho avuto un parroco che lo faceva in 6-7 incontri, pensate, dentro una chiesa dove i ragazzi erano su tutti sull'altare e c'erano 400 genitori a vedere i loro figli, perché per vedere il figlio di mamma sua vengono tutti. 6-7 volte sfiderei qualsiasi di voi. Però, vedete, è un'iniziazione attraverso il sacramento, no? La ritualità. Dunque, quando si pone l'accento su questo secondo, il mediante i sacramenti viene riferito soprattutto all'aspetto rituale, più che disteso sul filo dell'antropologia della fede in rapporto all'età della vita. La mia tesi di oggi invece è più semplice. In questo dibattito che c'è stato negli ultimi 30 anni, iniziare ai sacramenti o iniziare attraverso i sacramenti, abbiamo perso quella paroletta che era sotto il titolo di tutti i catechismi della CEI, che c'era scritto per la cristiano. Io dico, in base alla tua sensibilità, puoi accentuare di più la dimensione pedagogica, puoi accentuare di più la dimensione rituale, ma non è questa la questione essenziale. La questione essenziale è che tu inizi alla fede, o ai sacramenti o attraverso i sacramenti, dentro l'iniziazione alla vita. Siamo in difficoltà, cari amici, oggi, lo dicono tutti, famiglie, parrocchie, scuola, a iniziare alle forme pratiche della vita umana, simpliciter. Se non restituiamo il percorso di iniziazione, dell'iniziazione alla vita, e quindi capite che il rapporto con la famiglia, il rapporto con la scuola, il rapporto con la monachia non sono un optional, bontà mia, perché sono un catechista creativo, eccetera, ma sono... Perché le famiglie chiedono, magari non lo chiedono, ma hanno bisogno di questa cosa. Dire a una famiglia che non basta riempire la vita del ragazzo di cose, ma che bisogna riempirla, usate quel che volete, valori, io preferisco forme pratiche di vita buona, eccetera, è un servizio semplicemente alla società, al mondo, alla storia, alla crescita di queste persone. Quindi è chiara la mia tesi, adesso la declineremo, quindi... Ci sono stati in questi 30 anni più sensibili pedagogicamente, no? Cito anche il nome se ci fosse qui qualcuno, tanto io prendo il treno dopo, no? Non so, tutta la linea dei miei amici salesiani sottolineava molto l'aspetto pedagogico. Poi sono venuti i liturgisti che sottolineavano di più l'aspetto sacramentale. Io credo che siano aspetti corretti, ma devono essere inseriti in questo aspetto più vasto, che oggi in una diagnosi precisa è il punto più delicato. Le famiglie, la società, fa fatica a generare alla vita in formato grande. No? Padre. Se stiamo vicino ci saranno... Non abbiamo il delirio di onnipotenza di tirar fuori tutti gli ercolini sempre in piedi, capite? Però guardate un ragazzo di questi, qual è il suo punto di partenza? Se è 5, l'avete portato a 20, è già una cosa. Se arriva invece tutto il figlio di papà, tutto vestito bene, che è già 80, però avrà altre carenze. Non avrà affetti, sarà così perfetto che... Perché introdurre la forma intera della vita è una bella sfida, no? Ecco, allora, vedete, svolgo due tesi. La prima è l'iniziazione alla fede nel solco della trasmissione alla vita. E la seconda, le tre scansioni che chiamo arcate, perché siamo qui vicini al ponte che dovremo fare. Vediamo se riusciamo prima noi o prima il ponte. E poi la terza sottolineatura, il compito a casa per voi. Primo, l'iniziazione alla fede nel solco della trasmissione alla vita. La pista che vorrei suggerire è che nelle tre stagioni della catechesi di iniziazione, infanzia, fanciullezza, adolescenza e giovinezza, il cammino di trasmissione e ricezione, noi parliamo troppo di trasmissione e poco dei problemi legati alla ricezione,
non può non accadere che in profonda simbiosi e mediante un graduale processo di personalizzazione della trasmissione della vita. Oggi noi siamo in grave difficoltà a consegnare la fede, ma soprattutto le stesse forme della vita buona, è andata in crisi la catena della trasmissione. Questo sì che è andata in crisi. La diagnosi più certa e la sfida più vera mi sembrano essere una e una sola: la famiglia, la comunità, la scuola, nel quadro dell'odierna società dell'immediatezza, sono in grado di trasmettere le forme pratiche della vita e lasciano lo spazio e soprattutto il tempo per ereditarle e personalizzarle? Cosa dice Goethe? Goethe dice: ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero. Se voi leggete, il nostro problema non è solo di trasmettere, ma lasciare lo spazio e il tempo anche per ereditare, come un atto di libertà e di responsabilità. Accompagnare in questo atto di libertà e di responsabilità. Questa mi sembra la questione più radicale di cui discendono tutte le altre. In tale quadro, allora, non si tratta di puntare tutto sull'uno o sull'altro angolo del triangolo educativo per il minore, la famiglia, la comunità, la scuola, sullo sfondo della società, come si è fatto in questi ultimi anni, catechesi familiare, catechesi comunitaria, patto con la scuola. Interessante, vedete che ci sono tutte, vanno anche in ordine tutte queste cose. Interessante che nella mia parrocchia, in una mia parrocchia di Novara, c'era un parroco di questi qui, sapete, seguiva molto i francesi, catechesi familiari. Per dopo si è accorto che, siccome non era proprio il quartiere dei figli di papà, gli rimaneva un bel gruppo che non volevano nelle famiglie a far catechesi, capito? E ha fatto la catechesi parrocchiale. Altro che la divisione tra giudei e greci, uno schiavo liberi. Perché di là c'erano i figli di, e qui c'erano, che noi reifichiamo una cosa così attraverso l'atto catechistico, capite che non è una bella cosa. Eppure lui era uno di quelli lì, diciamo così, progressisti, cosiddetti di sinistra, forse sinistro. Come si è fatto in questi ultimi anni, di fatto frammentando le relazioni educative rivolte al minore. Ma si tratta di vedere come le tre componenti essenziali dell'alleanza educativa siano a servizio del primario compito della famiglia per trasmettere la vita in formato grande. I genitori, bisogna aiutarli a questa cosa, non diglielo, bisogna proprio aiutarli, fargli capire che è vantaggioso per loro, che a 18 anni non avranno lì un Marcantonio da gestire, ma avranno lì una persona che sarà palestrata, ma avrà dentro anche una tensione, una voglia di vivere, una capacità di relazione. I genitori non solo procreano la vita naturale, ma generano la vita culturale. A volte c'è dentro qualche frase per ricordarcelo, no? Detto in modo semplice, papà e mamma non danno solo alla luce un figlio, ma devono accendere una luce perché il figlio possa illuminare il suo cammino. Noi siamo lì, portiamo lampade, luci per illuminare il cammino. Il primo compito è emozionante e abbastanza breve. Accendere la luce. Anche mettere al mondo il figlio, dicono che si faccia in fretta. Il secondo è una sfida che dura nel tempo e mette alla prova, perché è un compito interminabile che si distende su tutte le prime stagioni della vita. Segue lì un paragrafo che allarga il contesto attuale, ma un po' complesso, potete leggerlo voi, e arrivo al primo capoverso di pagina 11. Su questo sfondo è possibile prospettare l'iniziazione alla fede come coronamento della trasmissione alla vita. Poiché la prima porta a compimento ed eccede la seconda, è dalla seconda che bisogna partire per mostrare come la prima si perfezioni nella fede. Trasmettere alla vita le sue forme pratiche, e le forme pratiche della vita, perché non rimangono un'espressione generica, sono la vita stessa, la vita organica, la casa, gli affetti, la parola, la socialità e poi la fede. Se volete, io ho una scheda in cui illustro questi cinque elementi fondamentali della trasmissione della vita, che sono virtualmente il terreno fecondo su cui si può seminare il seme della fede.
avviene nelle fasi con cui nell'antichità si definiva senza troppe distinzioni la prima età dello sviluppo umano, che aveva come traguardo la figura adulta consapevole e responsabile dell'esistenza. Oggi la prima età della vita ha ricevuto molte suddivisioni. Perché io sarei nella terza età, la seconda età è l'età adulta, la prima età è l'età per diventare grandi, ma ormai siamo ai 30-35 anni, nella prima età della vita. Sì, San Carlo muore a 46 anni, no? San Tommaso, teologo, muore a 48 anni, voi capite che loro a 12-13 anni erano già grandi. C'era l'azzeramento dell'adolescenza. L'unica cosa che, per cui avveniva questo non era che erano più bravi loro, è perché c'era subito l'incontro col principio di realtà che si chiama lavoro. Quindi qui ci sono tutti gli annessi connessi per comprendere questa cosa. Oggi la prima età della vita ha ricevuto molte suddivisioni: infanzia, fanciullezza, preadolescenza, adolescenza, giovinezza, giovani adulti. Forse perché si legge la crescita della persona sotto il forte ingrandimento dall'aspetto pedagogico che dall'illuminismo in poi ha connotato il sapere della vita. Ecco la sfida: occorre trasmettere il saper vivere in profonda simbiosi con il saper credere. Noi dobbiamo riuscire a dire cordialmente che non si può vivere senza credere e non si crede, si crede per poter vivere. Difatti è scritto subito dopo, perché viene naturale dirlo, vedete? E questa è un'opera, capite? Vedete, questa sarebbe la vera correzione del dottrinalismo e del moralismo. Perché tu stai vicino alla famiglia, fai le tue proposte, ma dentro una rete che custodisce questo percorso. Dopo voi fate il vostro incontro, per l'amor di Dio, fateli arrivare con la loro cartellina, tutte queste cose. Però è l'occhio che è diverso. Allora proviamo a fare una proposta. Ecco, questa rimane alla fine, perché come nella predica è l'ultima cosa che si ricorda, no? E va messa alla fine, per cui i sacerdoti, quando insegnavo omiletica, dicevo: l'unica cosa da preparare della predica è la frase finale, così se siete in difficoltà ad atterrare la tirate fuori. Perché quando il mio parroco diceva adesso termino, i giovani facevano partire il cronometro 20 minuti d'atterraggio, che per sé sono proprio i minuti dell'aereo, no? Se avete visto, quando l'aereo dice adesso stiamo atterrando, sono 20 minuti esatti. Però per la predica non è igienico. Ecco, proviamo. La catechesi di iniziazione allora non può che collocarsi nel quadro delle tre grandi stagioni, delle molte là elencate, le tipizzo a tre: l'infanzia, la fanciullezza. Non abbiamo noi un bel termine per dire l'età dei ragazzi di iniziazione. In tedesco c'è questo Kindheit, hanno scritto persino una metafisica della fanciullezza, ma capite che in italiano non starebbe bene, no? C'è questo famoso testo di Ulrich, metafisica della fanciullezza, pensate. E poi adolescenza, giovinezza, giovani adulti. Io vedrete che valorizzo molto una cesura fondamentale che noi abbiamo sempre sottovalutato, che è la pubertà, l'evento traumatico della pubertà, che distingue radicalmente i primi due momenti e il terzo. In cui si articola la prima età della vita, che oggi copre quasi un trentennio dell'esistenza. Non è molto economico spendere un terzo della vita per avere il sapere della vita, capite? Perché se calcolate i 12-13 anni di San Carlo, che muore a 46, lui è rimasto, la storia. Poste in tale prospettiva sono da ripensare a il senso del cammino all'iniziazione nelle tre arcate, con il diverso intervento dei soggetti del triangolo educativo, b metodi e temi attenzione del percorso iniziatico dei ragazzi, a le tre arcate.
Cerco di descriverle brevemente. La prima arcata riguarda la catechesi da 0 a 6 anni. Essa mira ad accompagnare la trasmissione della vita da parte dei genitori che non trasmettono solo la vita fisica con il suo corredo di beni materiali e affettivi, ma sia arricchita dalla luce dei valori della fede. Qualche volta uso un linguaggio semplice perché appunto non devo perdere nessuno di quelli che mi hai dato, dice Gesù, no? Questa prima stagione è contrassegnata dall'aspetto esemplare della trasmissione e dal carattere mimetico della ricezione. Un bambino da 0 a 6 anni, se ha un papà, una mamma e un fratello che parlano tre lingue diverse e ciascuno tiene la sua lingua sempre nella relazione con lui, il ragazzo da 0 a 6 anni impara tre lingue. Noi li trattiamo da trogloditi e fa fatica a impararne uno. Quindi questa prima stagione contrassegnata dall'aspetto esemplare della trasmissione e dal carattere mimetico, l'imitazione della ricezione. L'infanzia, come dice il termine che deriva da infans, che non sa parlare, è la stagione della vita con cui i genitori trasmettono le prime forme del bello, del vero, del bene e della legge. Quante volte in 6 anni papà e la mamma dicono è bello, è brutto, è buono, è cattivo, hai detto una bugia, hai detto la verità, si può o non si può. Io ho usato gli astratti, ma nel linguaggio dei genitori si usano le forme relazionali. È bello, è brutto, hai detto una bugia, hai detto la verità, si può o non si può, per dire il lecito e l'illecito. È interessante, faccio notare, che anche quando la mamma nutre il bambino, prova il cibo, il bambino non sa che la mamma lo prova perché se è troppo, se scotta gli fa male, vede che la mamma lo prova, lo dà in mano e la mamma lo accompagna con la parola, gli dice che la pappa è buona. C'è sempre l'elemento della parola che indica la bontà del gesto. Parola e gesto vanno profondamente insieme. E così si fa per tutti gli altri gesti. Saper descrivere questa cosa sarebbe una cosa bellissima. Essi, i genitori, insegnano, ho messo il trattino apposta, segnano dentro il corpo, noi abbiamo ridotto l'insegnare a una cosa da sopra le ciglia in su, segnano dentro il corpo a dar parola a queste forme, portano il bambino a diventare un essere parlante attraverso il racconto, l'immaginazione, la preghiera, la musica, il canto e il gioco. Per questo nella catechesi dell'infanzia, famiglie, scuole e comunità devono viaggiare strettamente uniti. La scuola dell'infanzia può essere crocevia di questo buono e benefico intreccio di relazioni. Cioè io c'ho il vicario generale che aveva un signor asilo in città, a Novara, Dice, io stavo lì un'ora al pomeriggio quando venivano le mamme a ritirare, o i papà a ritirare, perché adesso ci sono le pari opportunità anche su questo, no? Sapete, tocca a te, sto povero uomo deve venire fuori, andare a ritirare il figlio, tornare in ufficio a lavorare, ma queste cose, no? E diceva, io ho fatto la parrocchia nel rapporto con queste famiglie. Ma non è necessario che l'asilo sia in carico a noi. Si può andare, ho fatto adesso su in Ossola una festa per i 100 anni di un asilo, era pubblico, però c'era lì tutta la gente nostra. Ecco, questo è il primo momento magico. Qui, non so, mi piacerebbe sapere, perché ho visto stamattina, mi sono persino commosso, tanti sacerdoti, mi immagino che siano dentro, che sia la loro passione principale questa. E forse è utile che ci fu un decennio dove la catechesi 0-6 anni fu messa veramente a fuoco, anche a livello di ufficio catechistico, eccetera. C'erano in giro cose preziose, si tratta un po' di recuperarle. Ci sono state anche qui alcune cose non belle, quando tra di noi sacerdoti, non voi che siete qui presenti evidentemente, uno dice ma io vado a far battezzare il figlio dall'altra parte perché costa di meno, ma non nel senso dei soldi, mi guardano nel bianco degli occhi, siamo pronti. Questa sgrammaticatura dell'azione pastorale è l'inizio dell'indifferenza.
La gente è già piena di cose da fare che sta dalla posizione più comoda. Questa è la prima arcata. Invece la seconda arcata, è quella che interessa di più forse a noi, è rivolta ai ragazzi con la catechesi e i sacramenti attraverso i sacramenti di iniziazione cristiana. Questo accade nell'età della fanciullezza, dai 7 fino alla pubertà. Vedete, io non dico 12-13 anni perché fit magna questio in Italia. Faccio notare che tutti coloro che hanno tentato di spostare la cresima avanti e indietro, perché poi dopo quando uno fa una cosa pensa di essere il più originale o il primo nel mondo, ma Carlo Barth, famoso teologo protestante, i suoi 2 primi compiti della settimana, che cominciava subito lunedì, preparare il sermone della domenica e la catechesi confirmandi. E la catechesi confirmandi era 18 anni. Loro avevano interpretato che la confermazione, non per nulla preferivano la parola confermazione che cresima, fosse proprio l'accesso alla vita adulta. Però questo dal punto di vista della tradizione, anche nella sua dogmatica ecclesiale in 14 volumi, e l'ultimo volume, questo, è rimasto l'incompiuto perché capiva che nella tradizione non è che la cresima è proprio il sacramento del soldato, dell'adulto. Tradizionalmente difficile discernere. Probabilmente se andiamo nei testi, io che ho fuori dalla come si dice, del Duomo, un battistero del IV secolo, il battesimo, la cresima, il termine di arrivo dell'iniziazione cristiana, lo sappiamo, questo è uno dei grossi problemi, non è la cresima ma l'Eucaristia. Non è un sacramento e fa pax, dato una volta per tutte, ma un sacramento che ci accompagna lungo il cammino della vita, il pane del cammino, punto. E lì era bello, se andate alla chiesa di San Giovanni a Efeso è addirittura scritto nell'architettura per terra, cioè, perché non ci sono più gli alzati, vedete la vasca battesimale, fuori c'è il segno con una stella dove venivano crismati, poi c'è un corridoio che li porta proprio davanti alla mensa, bello. Si chiama iniziazione alla vita cristiana e il suo termine è la vita ecclesiale con al centro l'Eucaristia. Perché paradossalmente il fatto che la cresima sia diventato il sacramento del ciao, no? Capite? Si fa ciao, una volta ci rivedevamo il matrimonio, adesso è proprio ciao per l'eternità, no? Capite? E perché gli abbiamo trasmesso noi questo codice? Spesso succede così. Ci sono stati diversi tentativi di raddrizzare la cosa, di unirli, eccetera. Quando si scende si può discutere, io qui mi tengo ancora un momento per far passare invece la prospettiva. Si può sciogliere l'alternativa tra iniziazione e sacramenti e iniziazione attraverso i sacramenti, non semplicemente prendendo come criterio la pratica dei sacramenti, ma tutta la parabola della vita cristiana. In tale ottica, qual è l'obiettivo della catechesi di iniziazione dei ragazzi? Dovrebbe essere quello di introdurre, di condurre dentro alla vita cristiana mediante i sacramenti, ecco l'accento, come dono promesso. Noi dobbiamo dire che i sacramenti che gli diamo sono dono, però sono presenti come dono, ma sono assenti come compimento della vita. Devono passare attraverso il travaglio della vita. Io ti dono un pane, però dopo tu devi farlo durare per tutto il cammino. Ti dono un crisma, ma non devi perdere il profumo. Non devi lasciarti, come dice Deuteronomio 8,4, che il tuo piede si gonfi e il tuo vestito ti si logori addosso durante questi 40 anni. Bello. Ecco, questa è la sfida dell'iniziazione cristiana, iniziare alla vita cristiana come dono promesso, attraverso i beni che rendono buona e bella la vita, la casa, gli affetti, la parola e la fede. Anche i sacramenti della confermazione dell'Eucaristia che portano a compimento il battesimo e iniziano la vita cristiana sono i doni che rendono presente l'incontro con Gesù nella Chiesa. Non si deve temere che la vita umana come dono, i sacramenti come dono dell'incontro con Gesù nella Chiesa possano sottoporre la promessa alla prova e alla crisi.
perché sennò avremo un'immagine idealizzata della vita cristiana, che gliela consegniamo, ma dopo succederà una cosa che li mette in crisi loro, e adesso vedremo qual è. Dobbiamo dirgli, guardate che dopo che avete ricevuto la prima comunione, la cresima, queste cose andranno in crisi, ma va in crisi anche l'affetto, va in crisi anche la lingua. Pensate a un adolescente, quando scrive è incomprensibile, quando mi mandano a me un messaggino rispondo sempre prego tradurre in italiano. Tutte le parole di sincope. Bene, ho finito, guarda questo. Io lo faccio compito nella vita. Pensare che la pratica del tempo della fanciullezza sia una garanzia per i ragazzi lungo tutta la vita significa interpretare il sacramento in modo cosificato. Ti ho dato una cosa, non perderla. È la vita umana senza storia. Invece io ti ho dato un pane sul cammino, ti ho dato un incontro che deve essere assaggiato. In questa stagione, avete visto che in ogni punto faccio vedere il diverso gioco di famiglia, comunità e scuola. In questa stagione famiglia, comunità e scuola stanno in un rapporto diverso. La famiglia consegna il cucciolo d'uomo parlante, ancora con un parlare mitologico, La comunità e la scuola dovrebbero portare la parola ai miti dell'infanzia introducendoli al logos del sapere e del sapere, non facendo perdere l'incanto del dono, ma aprendoli alla bellezza dell'imitazione. C'è un bel testo su cui noi dovremmo lavorare tantissimi anni e tutti i testi che poi sono seguiti, quello di Guardini sull'età della vita. Perché la mia tesi che l'iniziazione ai sacramenti deve avvenire attraverso l'iniziazione alla vita, deve sapere che cosa succede nell'età della vita. E Guardini ha questa bella tesi, dice, ogni età contiene un dono che porta a compimento quella precedente e anticipa quella seguente. Bello. Se sapessimo aiutare a entrare in questa cosa... Terzo, la terza arcata, infine, vi devo segnalare questo, perché il mio compito stamattina era di farvi andare a casa in pace, dire che non è che il nostro compito è quello di risolvere le sorti dell'umanità, ma di introdurre questa vita al momento in cui sarà sottoposta alla prova e alla sfida. Ed è la terza arcata, quella dell'adolescenza, giovinezza e giovani adulti. La terza arcata infine inaugura il lungo e travagliato viaggio dell'esodo verso la terra promessa della vita umana e cristiana adulta. L'elemento di continuità con la stagione precedente trasmette la grazia della libertà donata. L'elemento invece di discontinuità è il cammino della libertà che fa fiorire il dono trasmesso come dono personalizzato. In fondo cosa fa un preadolescente, un adolescente e un giovane? Mette in bocca come Adamo i cinque doni che ha ricevuto, la vita, la casa, gli affetti, la parola e la fede, li perde, li smagrisce, li contamina, eccetera, e diventa grande quando ha personalizzato questi cinque doni. Diventare grande non è nient'altro che aver personalizzato questi cinque doni. Dopo c'hanno tutte le sottodimensioni, ma capite che sono quelli che contano. Nel cammino struggente e meraviglioso, ma anche tremendo e spaventoso del deserto, si sperimenta la mancanza dei beni necessari, pane e acqua, si stipula l'alleanza tra Dio e il cuore, nasce la coscienza di essere popolo, soprattutto nell'obbedienza al comandamento, che preserva da ogni idolatria. Infine si diventa numerosi, dice Deuteronomio 8, che è un testo strategico, ma non perché l'ha deciso il Franco Giulio, ma perché ci manda Gesù, secchi, diretti, perché è contenuto il famoso versetto con cui Gesù risponde alla prima, che è poi l'unica tentazione. L'uomo non vive di solo pane, di beni, ma vive di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Attenzione, non dalla parola di Dio vive, ma dalla parola di Dio vive, zampillante, attualizzata, detta lì, qui e ora. La metafora dalla parola che esce dalla bocca del Signore vive, vitale. È il paradigma dell'Esodo, per reggere il passaggio adolescenziale e giovanile fino all'entrata nella terra promessa nell'età adulta. Se volete, io ho scritto questo testo, deve essere apparso anche in altra forma, ma non ho l'altra citazione. Proprio sul paradigma dell'Esodo per descrivere questo passaggio giovanile. L'evento traumatico della pubertà, cosa succede nella pubertà?
prima nell'adolescente, ma poi nel genitore, la Madonna di stamattina, avviene la rottura nell'io, tra l'io reale e l'io ideale, tra l'io che sono e l'io che sogno. E diventare grandi non sarà che ricomporre in modo più o meno assestato, vedete, no? Questa rottura che è detta, no? Le ragazze, vedete, esplodono, i ragazzi cambiano la voce, no? Non si fa capire se un ragazzo è diventato pubere, se sta un'ora in bagno è diventato pubere, dico io alla mamma. Noi ci dicevano lavati caprone le nostre mamme, no? E invece adesso avete visto perché c'è questa sorta di scomposizione dell'io reale all'io ideale. E tutte le altre forme, un tempo il diario, adesso il telefonino, sono forme di dilatazione dell'io, perché l'incontro con la realtà nella sua durezza non è facile, è drammatico, ma fa crescere. Noi abbiamo bisogno di educatori che stiano di fianco e che li rassicurano che non è una cosa cattiva, ma una cosa che fa crescere, la drammatica della vita. Dice Dante, termino su questo, che la Juventus, nel senso non di quello là, no? Io sono come avete capito sono interista, l'ho citato prima, e è bellissima la definizione di Dante, è l'etate che può iuvare, che può giovare. Bella. Devo fargli vedere che l'età in cui si può giovare perché lì tira fuori dal cucciolo d'uomo l'uomo di parola che sarà capace di dire quelle parole di un tempo imparate e diventano parole di vicinanza, di prossimità, di attenzione, di fiducia, eccetera, eccetera. Qui è interessante famiglia, scuola e società, comunità cristiana si scompongono. Paradossalmente passa in prima posizione la scuola, che è le superiori e l'università, che sono il luogo della grande autonomizzazione del giovane, l'adolescente giovane, e le famiglie devono stare, diciamo così, al passo in modo tale che possano far germinare l'uomo nuovo. Allora possiamo concludere su questa cosa, che sarebbe una grande avventura quella di ripensare la catechesi come educazione alla fede dentro l'educazione, o meglio la trasmissione della vita? Con tanti auguri. La pagina che segue c'è il compito a casa, c'è uno schema, sarebbe bello poterlo fare sui metodi, temi e attenzioni del percorso iniziatico dei ragazzi. Con tanti auguri.